Amici, bentornati al Mondiale con i dadi. Oggi è il turno del gruppo G, il settimo degli 8 gruppi di qualificazione. Vediamo subito le squadre di questo gruppo. Per l'Africa giocherà il Botswana, per l'Asia lo Sri Lanka, mentre per l'America l'Uruguay, i campioni d'America dell'Uruguay, mentre per l'Europa scenderà in campo la Polonia, vice campione d'Europa. 6 come al solito le partite, tutte con modalità 5 lanci, le vedete qua a fianco. Iniziamo subito dalla prima, quella che oppone il Botswana allo Sri Lanka. Botswana in bianco, Sri Lanka in nero. Questo è il primo lancio che viene vinto dal Botswana per 5-2, dunque Botswana in vantaggio per 1-0 contro lo Sri Lanka. Secondo lancio, Botswana in bianco, Sri Lanka in nero. Un altro 5-2 ancora per il Botswana, due lanci identici, dunque dopo due lanci il Botswana è in vantaggio per 2-0. Terzo lancio, Botswana in bianco, Sri Lanka in nero, attenzione, stavolta vince lo Sri Lanka 4-2, quindi il terzo lancio va a favore della squadra asiatica che dimezza lo svantaggio, si porta sull'1-2. Quarto lancio, Botswana in bianco, Sri Lanka in nero, 3-2, il Botswana vince il quarto lancio e di conseguenza vince la partita perché il punteggio è 3-1 per gli africani e manca un solo lancio alla fine di questa partita. Lo effettuiamo subito, Botswana in bianco, Sri Lanka in nero, viene vinto l'ultimo lancio dallo Sri Lanka con un secco 5-0, ma è un gol che non serve, almeno per ora, perché i 3 punti vanno al Botswana. Botswana Sri Lanka 3-2. La seconda partita del girone vede scendere in campo Uruguay e Polonia, super sfida tra i campioni d'America e i vice campioni d'Europa. Uruguay in bianco, Polonia in nero, vediamo il primo lancio da chi viene vinto, dalla Polonia 5-4, dunque esordisce bene la squadra europea che va in vantaggio per 1-0. Uruguay in bianco, Polonia in nero, secondo lancio 2-2, lancio pari, dunque questo secondo lancio, punteggio rimane sull'1-0 per la Polonia. Terzo lancio, Uruguay in bianco, Polonia in nero, 5-3 per l'Uruguay che pareggia i conti, dunque 1-1 dopo 3 lanci. Quarto lancio importantissimo tra Uruguay e Polonia, Uruguay in bianco, Polonia in nero, 3-0 per l'Uruguay. L'Uruguay dunque ribalta vincendo due lanci consecutivi e va in vantaggio per 2-1. Ultimo lancio, Uruguay in bianco, Polonia in nero, vediamo se l'Uruguay riuscirà a vincere la partita. No, perché il quinto lancio va a favore della Polonia, 5-1, e la Polonia riesce a pareggiare la partita. Il risultato finale di questa sfida dunque è Uruguay-Polonia 2-2. La classifica dunque è comandata dal Botswana con 3 punti, a seguire Uruguay e Polonia un punto, Sri Lanka ancora fermo a quota 0. Ora c'è la partita tra Sri Lanka e Uruguay, deve assolutamente rifarci lo Sri Lanka che ha perso la prima partita, vediamo come andrà. Sri Lanka in bianco, Uruguay in nero, il primo lancio viene vinto proprio dallo Sri Lanka che inizia bene questa sfida, dunque 1-0 per lo Sri Lanka. L'Uruguay che deve cercare di far qualificare una squadra americana che finora sono a secco, parte male. Secondo lancio, Sri Lanka in bianco, Uruguay in nero, ancora un gol dello Sri Lanka, attenzione, 4-3 e siamo 2-0 per lo Sri Lanka. L'America rischia di perdere anche l'Uruguay. Terzo lancio, Sri Lanka in bianco, Uruguay in nero, stavolta l'Uruguay vince, attenzione, 0-2 nel terzo lancio, dunque il punteggio va sul 2-1 per lo Sri Lanka. Quarto lancio, Sri Lanka in bianco, Uruguay in nero, l'Uruguay pareggia, attenzione, 4-3, bella partita, recupera l'Uruguay due gol di svantaggio e ora si ritrova sul 2-2 alla vigilia dell'ultimo e decisivo lancio. Sri Lanka in bianco, Uruguay in nero, vediamo se l'Uruguay riuscirà a vincere, ce la fa, 5-1, pazzesca rimonta dell'Uruguay che vince gli ultimi tre lanci e vince la partita per 3-2. Lo Sri Lanka dunque subisce la seconda sconfitta, entrambe per 3-2 e con 0 punti in due gare è praticamente eliminato perché l'Uruguay comanda il girone con 4 punti, seguito da Botswana a 3 e Polonia a 1, e ora c'è lo scontro diretto proprio tra Polonia e Botswana, quindi una delle due andrà sicuramente a 4 punti, di conseguenza lo Sri Lanka è matematicamente fuori. Vediamo quale sarà la squadra che andrà effettivamente a 4 punti tra Polonia e Botswana. Sfida diretta, Polonia in bianco, Botswana in nero, attenzione, il primo lancio bisogna rifarlo perché il dado nero è decisamente in bilico, dunque ripetiamo il lancio, Polonia in bianco, Botswana in nero, 5 pari, dunque nulla di fatto in questo primo lancio, il punteggio rimane chiaramente sullo 0-0. Polonia in bianco, Botswana in nero, secondo lancio, un altro lancio pari, attenzione, dopo un 5 pari
un 3 pari e il punteggio è 0 pari. 0-0 dunque tra Polonia e Botswana, terzo lancio, Polonia in bianco, Botswana in nero, attenzione, 2-1, balla al dado nero, si ferma poi sull'1. Il primo gol di questa partita viene segnato dalla Polonia, che dunque va in vantaggio 1-0 dopo 3 lanci. La Polonia, se vince, raggiunge a quota 4 l'Uruguay in testa alla classifica, ma tutto si deciderebbe all'ultima giornata. Quarto lancio, Polonia in bianco, Botswana in nero, 4-3 del Botswana che recupera e pareggia, dunque 1-1 dopo 4 lanci. Anche questa partita, tutte partite molto equilibrate in questo girone, anche questa partita si deciderà al quinto lancio, Polonia in bianco, Botswana in nero. Vediamo chi vince questa partita. Dado nero ancora in bilico, si ripete il lancio, Polonia in bianco, Botswana in nero, ultimo lancio, 4-3 per il Botswana. Il Botswana con un doppio 4-3 negli ultimi due lanci riesce a ribaltare l'iniziale svantaggio subito al terzo lancio dalla Polonia e vince questa partita, Polonia-Botswana 1-2. E attenzione, vediamo la classifica, perché i giochi potrebbero essere addirittura già fatti o quasi. La classifica viene comandata dal Botswana con 6 punti, segue Uruguay a 4, Polonia 1 e Sri Lanka 0. C'è lo scontro diretto tra Uruguay e Botswana, che sono le prime due in classifica, quindi un pareggiotto, il classico pareggiotto biscottoso, farebbe qualificare matematicamente entrambe. L'Uruguay deve cercare di non perdere, perché perdendo potrebbe essere raggiunto dalla Polonia, qualora la Polonia battesse lo Sri Lanka nella prossima partita. Polonia-Sri Lanka, dunque iniziamo subito questa quinta partita, Polonia in bianco, Sri Lanka in nero. La Polonia deve assolutamente vincere, ma inizia male perché il primo lancio viene vinto dal dado nero, dunque dallo Sri Lanka, che non ha più nulla da chiedere, sono già eliminati, ma vanno in vantaggio 1-0. Secondo lancio, Polonia in bianco, Sri Lanka in nero, 1-0 per il bianco. Stavolta dunque la Polonia recupera e pareggia la partita, 1-1 dopo due lanci. Terzo lancio, Polonia in bianco, Sri Lanka in nero, attenzione, 5-2, la Polonia vuole cercare l'impresa, vuole cercare di qualificarsi, va in vantaggio 2-1. Ora deve cercare non solo di vincere, ma di farlo con più reti di vantaggio possibile per migliorare la differenza reti e per mettere un'enorme pressione all'Uruguay, che a quel punto non dovrà perdere l'ultima partita. Quarto lancio, Polonia in bianco, Sri Lanka in nero, attenzione, vince lo Sri Lanka 0-5. E lo Sri Lanka cerca di mettere i bastoni fra le ruote ai progetti della Polonia. Il risultato anche in questa partita è di 2-2 dopo 4 lanci, e anche questa partita verrà decisa all'ultimo lancio. Che bel girone equilibrato, Polonia Sri Lanka, Polonia in bianco, Sri Lanka in nero, il dado bianco è caduto, vado a raccoglierlo. Rieccomi qua, quinto lancio, Polonia in bianco, Sri Lanka in nero, 4-0 per la Sri Lanka. La Polonia ha buttato all'aria la qualificazione con due ultimi lanci disastrosi, 0-5 e 0-4, e dunque questa partita viene vinta a sorpresa dallo Sri Lanka, Polonia 2, Sri Lanka 3. E questo risultato a sorpresa sancisce di fatto la fine del girone, perché vediamo che lo Sri Lanka conquista i suoi primi 3 punti, scavalca la Polonia al terzo posto, dunque la Polonia chiude all'ultimo posto, al quarto posto, ma i primi 2 posti sono già decisi. Botswana con 6 punti è prima, Uruguay con 4 punti è seconda. C'è però lo scontro diretto che potrebbe ribaltare e qualificare l'Uruguay come primo e il Botswana come secondo. È una sfida per decidere chi arriverà primo e chi arriverà secondo, per poi posizionare le due squadre nel tabellone che vedremo alla fine del girone. Uruguay-Botswana, l'Uruguay deve vincere se vuole vincere il girone, in caso di pareggio o vittoria del Botswana il girone stesso sarà vinto dalla squadra africana. Dunque Uruguay-Botswana, Uruguay in bianco, Botswana in nero, 1-0 per l'Uruguay, dunque inizia subito bene l'Uruguay. Mi sono reso conto adesso che matematicamente l'Uruguay è la prima squadra americana che vedremo agli ottavi di finale. Evviva l'America, sono riusciti finalmente a portare una squadra alla fase ad eliminazione diretta. Secondo lancio, Uruguay in bianco, Botswana in nero, 5-0, attenzione, l'Uruguay fa sul serio, vuole vincere il girone, va in vantaggio 2-0. E ora vediamo come andrà il terzo lancio, Uruguay in bianco, Botswana in nero, un altro gol dell'Uruguay che dunque vince 1-0, 5-0, 3-0, e sono 3 lanci tutti a favore dell'Uruguay, che dunque va proprio sul 3-0 nel match e ha vinto matematicamente la partita
E il girone dunque: Uruguay primo, Botswana secondo, questo è ufficiale. Ultimi due lanci che comunque effettuerò ugualmente per fissare il punteggio finale. Quarto lancio: Uruguay in bianco, Botswana in nero, 5 pari, dunque il punteggio rimane sul 3-0. Ultimo lancio di questa partita, ultimo lancio del girone F, anzi del girone G, chiedo scusa. Uruguay in bianco, Botswana in nero, 5 pari, un altro 5 pari, dunque gli ultimi due lanci finiscono pari, 5 pari, e il punteggio finale di questa partita è dunque Uruguay 3, Botswana 0. E vedete come vanno le cose. Nel corso della terza partita l'Uruguay, dopo 3 lanci, era sotto a un passo dalla clamorosa eliminazione. Da allora ha vinto la partita con lo Sri Lanka per 3-2 e ha vinto 3-0 col Botswana, vincendo praticamente tutti i lanci effettuati tranne gli ultimi due inutili di quest'ultima partita. Ma leggiamo la classifica finale di questo girone. Il gruppo G viene vinto dall'Uruguay con 7 punti, al secondo posto il Botswana con 6, terzo posto lo Sri Lanka con 3 punti, ultimo posto per la Polonia con un solo punto. Uruguay e Botswana dunque sono le due squadre di questo girone a proseguire il torneo e andare agli ottavi di finale. Vediamo il tabellone che pian piano si sta riempiendo, mancano solo due squadre. Vediamo che l'Uruguay, vincente di questo gruppo G, va a posizionarsi nella quarta partita, affronterà la seconda del gruppo di domani, l'ultimo gruppo, il gruppo H. Nello stesso modo il Botswana giocherà l'ultima partita, l'ultimo ottavo di finale, e affronterà la prima del gruppo H. Finora si sono qualificate dunque 14 su 16 squadre. Nel dettaglio ci sono 5 asiatiche, 5 africane, 3 europee e una sola squadra americana. Manca ancora però un girone, l'ultimo gruppo, il gruppo H, che vedremo domani. Giocheranno per l'Africa il Camerun, per l'Asia Samoa, che in realtà è oceanica, è una delle due squadre oceaniche presenti in questa fase finale. Per l'America giocherà Cuba, mentre per l'Europa la Svizzera. E vedremo se Asia e Africa riusciranno ad aumentare la truppa, che finora è composta da ben 5 squadre, sono i due continenti più rappresentati. L'Uruguay ha riempito anche l'ultimo tassello che mancava, cioè la squadra americana alla fase finale, e vedremo dunque anche l'America, vedremo se riuscirà Cuba ad aumentare il numero delle squadre americane o se l'Europa passerà da 3 squadre finora qualificate, cioè Grecia, Albania e Serbia, tra l'altro tutte nello stesso quarto di finale, e vedremo se riuscirà a qualificare anche la Svizzera. Per saperlo io vi do appuntamento al video di domani, che sarà l'ultimo della fase a gironi. Poi ci saranno 2 giorni, se non sbaglio, di pausa, e riprenderemo poi settimana prossima con la fase ad eliminazione diretta, ottavi, quarti, semifinale e finali, tutte in partita secca, tutte con questa bella modalità, 5 lanci. Ci vediamo domani per l'ultimo girone. Ciao ciao!